è stato arrestato 2 volte per percosse e lesioni aggravate. 3 stelle Michelin, è diventato celebre anni fa grazie al ristorante Il Melampo. Timo, maggiorana, pepe nero, cipolla. Porca puttana, li hai azzeccati tutti. Uno chef stellato che si è rovinato la carriera per il suo carattere aggressivo, finendo prima in galera per lesioni aggravate e poi ai servizi sociali in una comunità di ragazzi autistici, è uno dei giovani ospiti del centro, affetto dalla sindrome di Asperger, refrattario ad ogni contatto fisico, ma dotato di un gusto raffinato per ogni tipo di cucina. No, c'è anche rosmarino. Ora sono tutti. Hai voluto esagerare, vedi, il rosmarino non c'è. Il rosmarino è presente, seppure in minima quantità, ma è presente. Quanto basta, è tutto concentrato su di loro. Il cuoco caduto in disgrazia, interpretato da Vinicio Marchioni, e il ragazzo con disagio relazionale, ma palato sopraffino, impersonato da Luigi Fedele, con la psicologa, interpretata da Valeria Solarino, a fare da punto di raccordo fra i due. Se il tema del disturbo mentale era già stato affrontato da Francesco Falaschi nel suo film d'esordio Emma sono io, in Quanto basta, il regista toscano espande la neurodiversità alle dinamiche genitoriali, attribuendo idealmente all'immaturo chef e al saggio adolescente le figure complementari, quasi invertite di ruolo, di padre e di figlio. No, lui pensava che ero scemo. Ad accomunare Arturo e Guido, infatti, non è solo l'abilità tra pentole e fornelli, ma anche l'assenza di una guida in grado di riqualificare le loro resistenze incrociandole. È il messaggio che conta in Quanto basta, incapsulato in una storia prevedibile e poco coraggiosa sul piano registico, ma cristallina e ammirevole. Le increspature tra il mondo adulto e l'handicap giovanile, fatte emergere da Amelio nelle chiavi di casa, qui non affiorano. Falaschi e il suo team di sceneggiatori arrotondano ogni spigolo per collocare lo spettatore all'interno di una favola contemporanea edificante, dove non c'è scontro ma incontro. All'insegna di una leggerezza di tono che non scade in ogni caso nella superficialità, inseguendo quella giusta misura riassunta dal titolo del film e da una battuta che si fa autentica condotta di vita. Il mondo ha più bisogno di un perfetto spaghetto al pomodoro che di un branzino al cioccolato. Ancora c'è da fare. Il traffico è in aumento. Una macchina sola, con calma. Il traffico è in aumento, sì. Arturo. Ah, Guido, e basta. Ecco Quanto basta. Basta così.